Buongiorno ragazze, buongiorno, come sempre, bentornate sul canale e benvenute in questo nuovissimo video. Adesso vi lascerò alle clip che ho girato e poi dopo ci vediamo per le conclusioni finali. Ciao!
Ragazze, eccoci qua, non ci fate caso dietro, vedete lo sfondo, ma ho appena fatto la spesa, ho girato il video spesa, quindi ancora carta igienica, uova, insomma tutto sulla penisola, ma dettagli, voi fate finta di non vedere niente. E nulla, allora ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come avete visto, questo video è in collaborazione ovviamente con Cecotec, che ringrazio tantissimo, ringrazio Lorenza e anche Graziella di avermi dato sempre l'opportunità di recensire un loro prodotto. Allora, io già la terza volta che collaboro con Cecotec e devo dire che non delude mai. La friggitrice che avete visto un qualche video fa, come vi avevo detto, l'ho data ai miei genitori, che si stanno trovando davvero molto bene. Se un giorno mi trovo a casa loro, ve la faccio vedere appunto in presenza, insomma, perché se no mi dite chi me l'ha detto che tu l'abbia data ai tuoi o chissà dove l'hai messa. No, io per essere insomma precisa e coerente vi faccio vedere che ce l'hanno i miei a casa loro. Poi quando andrò da loro, insomma, ve la farò vedere. Allora, oggi di cosa parliamo? Parliamo del montalatte. Allora, come tutti sapevate, ovvero chi mi segue dall'inizio all'apertura del mio canale, io avevo un montalatte della Ariete. Pagato, mi sembra, su internet, sui 37 euro, una cosa del genere. Negli anni poi mi si è rotto e non l'ho più riacquistato, anzi, per meglio dire, avrei voluto riacquistarlo della stessa marca della mia macchinetta. Io ho una Nespresso, una Nespresso di Longhi, è già la seconda Nespresso che ho e mi trovo bene, va a capsule, infatti io prendo il caffè Borbone, a noi piace tantissimo. Avrei voluto comprarmi l'aeroccino si dovrebbe chiamare, se non sbaglio, però ragazze costa veramente un monte di soldi, mi pare sui 79 o addirittura 89 euro se non sbaglio. La primissima volta che l'ho visto è stato ai Gigli, proprio lì alle capsule della Nespresso, e insomma veniva veramente troppo, e allora no, ho deciso di non acquistarlo. Ci avevo fatto un pensierino a inizio estate, poi comunque d'estate il latte caldo è difficile che si beve, anche se a me piace molto di più anche d'estate il latte caldo con i cereali rispetto a quello freddo, e quindi niente, ho abbandonato l'idea. Ho colto l'occasione di collaborare con Cecotec, quindi mi hanno mandato questo bellissimo montalatte in omaggio. Vi faccio vedere. Ecco qua. Ora, nelle clip di prima, appunto, avete visto il suo funzionamento. È davvero molto molto semplice. Ora io vi faccio vedere proprio tre cose, perché da dire non c'è molto, anche se è un bellissimo prodotto, perché a parte che è piccolo, maneggevole, non è troppo peso, quindi si adatta e si può mettere in qualsiasi tipo di cucina, anche come packaging proprio. È veramente bello, anche esteticamente, e non occupa molto spazio. Allora, è formato da due blocchi, questo sopra dove va il latte e il sotto è il macchinario appunto che surriscalda. Si apre, non si apre, si smonta così, praticamente va a calamita, ecco, se lo metto così casca, va a calamita, e bellissimo, infatti va a calamita e ha appunto quattro funzioni, ovvero monta il latte, quindi monta il latte caldo, perciò potete farlo qualsiasi tipo di latte, c'è scritto anche nel suo ricettario, quindi latte senza lattosio, latte di soia, latte scremato, lo monta tranquillamente, fa una bellissima crema, e questi sono i suoi tasti. Questo è per montare il latte caldo,
questo di qua è per riscaldare il latte, perché qui potete montare sia latte caldo che freddo. Questo è solo per riscaldare il latte e questo è per la cioccolata calda. Ora io, siccome siamo ancora a settembre, la cioccolata calda non la provo, però sicuramente la farò. Perciò, una volta che la farò, ovviamente ve la faccio vedere. Allora, il suo interno è così, si smonta veramente, cioè facilmente. All'interno ci sono le misure, dal minimo fino al massimo, in base a quante persone siete. Io, come avete visto nella clip di prima, lo stavo facendo per me, poi è scesa anche Asia e l'ho diviso con lei, quindi diciamo l'ho messo un pochino sopra del minimo, ma leggermente, quindi ecco perché non è venuto moltissimo. Il prodotto che acquistate viene mandato con appunto i suoi ricambi per il latte, quindi sono semplici da montare. Con un clip, insomma, le montate subito. Questo è quello per montare, quindi monta il latte caldo e anche freddo. Una volta che levate questo, potete aggiungere, incomodato, ci sono altri due prodotti, ovvero questo qui. Oh mio Dio, ecco qua, che ha questa rotellina e basta, che praticamente riscalda solo il latte senza montarlo. E in aggiunta possiamo mettere questo qui. Scusate, non vorrei romperlo, se lo forzo, no? Una volta messa questo qui praticamente, questo è per la cioccolata. Cioè, ovvero voi all'interno del brick potete mettere il latte, i pezzetti di cioccolata, ovviamente non grossi, tritati giustamente, sì, tritati giusti, insomma, via, non troppo grossi, nemmeno piccolissimi, però potete farlo anche con la polvere, c'è scritto, quindi potete tritarli anche finemente, sì. E questo qui appunto serve per la cioccolata calda, si mette al suo interno. Questo qui e questo si lavora per la cioccolata calda. All'incirca mi sembra ci mette dai 4 ai 5 minuti, sia per fare il latte montato che la cioccolata calda. Quindi, insomma, il tempo giusto, una volta che mettete il latte e poi preparate, insomma, anche la tovaglietta con i bicchieri, le posate e quant'altro, il tempo è passato ed è pronto. Quando si accende, ora ve lo faccio vedere, si illumina la spia. Questo qui, ora magari spengo la luce così lo vedete meglio. No, non si illumina perché non c'è il pezzo sopra. Aspettate che ve lo metto, eh. Ecco qua. Ecco, vedete? Questo si blocca e con questo riparte. Una volta che si spengono le lucine rosse, il prodotto è pronto, però all'interno la sfera che gira praticamente gira ancora. Ma voi potete tranquillamente levare il brick, sentite? Il motore che gira, potete levare tranquillamente il brick e versare il vostro latte e la vostra cioccolata senza troppa attenzione. Tra l'altro, appunto, ha anche questa protezione in gomma, quindi se il brick è caldo potete prenderlo da qui e versarlo tranquillamente. Come vedete, ha appunto la punta per versare il latte, quindi devo dire, ragazzi, è molto comodo. Via, non potevo non parlarvene perché è veramente un bel attrezzo. Spero che comunque mi duri, perché a noi piace l'inverno farci il latte in casa e la cioccolata, quindi spero proprio che duri, ragazze. Perciò non dico niente. Il prodotto costa 50,99 euro. Vi arriva, come vi ho detto, il montalatte che avete visto e i pezzi da ricambio per il latte caldo e freddo da montare. Questo qui solo per riscaldare e questo qui per la cioccolata. Vi arrivano questi pezzettini qua e poi vi arriva ovviamente il suo catalogo, dove c'è scritto, insomma, il catalogo delle istruzioni, che ci sono anche in italiano, come usarlo, come le spiegazioni per montare il latte, le istruzioni per il lavaggio e quant'altro, insomma tutto quello che c'è, vi arriva qui dentro. E quindi grazie ancora a Cecotec, grazie mille per questa opportunità, grazie, grazie ancora.
Allora ragazze, per concludere il video vi voglio far vedere un'altra collaborazione. Visto che questo video non è molto lungo, allora ho deciso di inserire anche questa clip. Allora, mi ha contattato una settimana fa, 10 giorni fa, una ditta appunto che vende skateboard, però credo solo da bambini, a quanto so, perché io insomma sono andata a vedere un po' nel loro sito e c'erano solo skateboard appunto da bambini e anche monopattino da bambini. Allora, io sinceramente, come ho detto anche alla ditta, non ho bambini piccoli e quindi non avrei accettato la collaborazione, però loro mi hanno detto ci piacerebbe nel tuo canale, insomma, e allora vabbè. Ho pensato poi insieme alla mia famiglia che magari ne avrei potuti prendere due, uno per la mia nipotina e uno per il mio nipotino, però purtroppo me ne hanno mandato solo uno e avevo messo per la mia nipotina il colore viola e per il mio nipotino il celeste. Credevo che me li avrebbero spediti tutti e due, in realtà me ne hanno mandato uno solo ed è capitato quello celeste, quindi andrà a mio nipotino Nicolas quando crescerà un po', ovviamente. Allora, vi metterò come sempre il link qui sotto dello skateboard, ora ve lo faccio vedere, vi faccio vedere di cosa sto parlando. Vi metterò il link al loro sito direttamente. Praticamente sono suddivisi in base all'età, ci sono per i bambini dai 3 mi pare ai 6 anni, dai 6 agli 8 e dagli 8 ai 12. E poi hanno anche il peso, perché so che monopattini ad esempio mi sembra il massimo che arrivi sia 1,25 m di altezza e hanno anche un tot di chili. Ora non vi saprei dire quanti e quali, dovete andare nel sito e vedere lì se vi interessa. I prezzi sono buoni e vi dico che ora ci sono anche le offerte, quindi se eventualmente voi voleste fare un regalo già anticipato a un vostro fratello, una sorella, un nipotino, al figlio, alla figlia di un amico, secondo me è ideale, non è... i prezzi sono giusti. Questo qui che hanno spedito a me in sconto viene 29,99 30 euro, e invece a prezzo pieno veniva 39,99. Comunque sono sempre 40, sono sempre 30 euro a dispetto di 40, quindi insomma quei 10 euro di sconto ci sono. Per di più ragazzi, questi skateboard hanno una simpatica novità, che si illuminano le ruote mentre appunto lo skateboard va nella strada. Ora io non ve lo posso far vedere, ve lo faccio vedere solo così lo stesso, perché non ho nessuno per provarlo. Ecco qua, questo è quello che mi hanno spedito. Poi ragazzi, vi dico la verità, non mi hanno mandato né istruzioni né niente da potervi leggere, solo questo volantino, tra l'altro in forse sia in inglese, sia in inglese. E sì, appunto, qui dice ad esempio che questo qui mi dice l'altezza, la larghezza delle ruote, tutto, e insieme ti mandano anche questo qui che è apposta per le ruote, per sganciare le ruote, sistemarle, eventualmente se si sciupano cambiarle, insomma ti mandano l'attrezzo per lo skateboard se ci fossero insomma delle anomalie, per sostituire i vari pezzi. Questo è quanto. È appunto, come vedete, è da bambini, non è lo skateboard quello da grandi. Le ruote sono queste e praticamente quando... Vediamo un po'. Ah, sì, quando vai sulla strada si illuminano le ruote. Ora volevo spegnere la luce e farvi vedere. Ecco, vedete? Si vede un pochettino. Vedete? Si illuminano. Si illuminano le ruote a LED. Belline! Mamma mia, questo mio nipotino ci va matto quando cresce. Lei, guarda lì. Troppo belline. Vediamo. No, cioè, devi vedere Asia. Tutte illuminate le ruote. Sono troppo belline. Allora, però, si illuminano tutte e quattro. Sì. Scusate, ora mi stavo divertendo. Ora, vedete? Ora non si vede tantissimo, perché comunque c'è sempre luce, però si illuminano. Vedete, belline, poi più veloce vai, più si illumina. Guarda Asia. No, ma cioè, non ci posso montare, se no lo rompo. Troppo bellino. Bellini, guarda la luce a LED. No, ragazzi, è troppo bellino, guarda, non l'avevo ancora
vista, l'ho provo con voi. L'avevo fatto prima e non mi dava tanta luce, ora invece al buio e facendo scorrere la ruota più veloce dà più luce. Insomma, è carino, dai, è un bel regalino anche per questi bambini. Secondo me è carino. Questo che mi hanno mandato loro, se non sbaglio, o è dai 6 agli 8 anni o dai 3 ai 6, se non sbaglio. Comunque c'è scritto appunto nel sito. E nel link che vi metterò giù qui nell'info box, qui appunto questa è la chiave che serve per smontare tutti questi ingranaggi qua. Io tanto non ci capisco niente, perciò ahimè, e nulla. E perciò, ragazze, questo è, se avete dei figli, nipoti, ve l'ho detto, come regalo è ottimo, soprattutto ora che c'è lo sconto. Io a questo punto lo terrò da parte per il mio nipotino, quando cresce gli faremo un bel regalo, uno skateboard a portata di mano con le luci a LED, se funzioneranno sempre da qui a che lui cresce, vedremo. E nulla, mi dispiace che appunto me ne hanno mandato solo uno, perché volevo appunto prenderne uno e uno, per non fare le differenze, però me ne hanno mandato uno, e tra l'altro celeste. Io prima, se non sbaglio, le avevo mandato il link con quello viola e loro mi hanno mandato direttamente questo. Vabbè, a meno che poi non arriverà l'altro, speriamo, così lo darò alla mia nipotina, ma vediamo un attimino ora, perché con queste ditte alle volte ci si capisce poco e niente, sono sincera. Comunque, allora, io ringrazio come sempre Cecotec per la collaborazione che abbiamo fatto prima sul Montalatte. Ringrazio la ditta di questi degli skateboard, che ora non mi ricordo nemmeno che ditta sia, sono sincera. Non me lo ricordo. Sono proprio sincera. No, vabbè, niente, Pisa. Viene da Pisa, Pisa, l'hanno spedito da Pisa e nulla. Comunque ve lo metterò qua sotto nell'info box, andate a vedere. E niente, ragazze, io vi mando un bacione. Vi auguro una buonissima giornata. Noi ci vediamo come sempre molto presto in un altro nuovissimo video. E niente, mi raccomando, andate con lo skateboard. Ciao!